col quale rinnoviamo il vivo desiderio dell'unità in Cristo davanti al rappresentante del Supremo Cattolico, Carolini II. Nel 2019 ho avuto l'onore di essere ricevuto con una delegazione della mia diocesi, dopo gli incontri romani, a Santa Espiazzina. Ma ricordo l'indimenticabile ritrovo nella stessa sede madre per la suggestiva consacrazione del Surpiro. L'unigenito, santissimo, misericordioso e benevolente discenda ancora a donarci della grazia che sa. Sura caduzium, amen. Thank you.
Yeah.
sacro, il del bianco e del nidantia, morco e angustio ardente parore, e in che non sanere, zorro più fals, ent orco se pocui, ali mie nisci amidianus, ali de nits, amen. Oh.
Oh.
твоєї пані Антюнія мені, аж не вистіла взялись на віденіці. Oh, yes.
Reverendissima e cara eccellenza delegato pontificio, sul basato della metà del PNR, della Badina del Piazza di ciò che vuol dire oggi, o che dice a PNR, se le mie PNR è più reso. Cosa lo sento a Zaves, Gimberi, e su si Hosche, Regina Fiken, Arash, Gam, Isis Mampalo, Sandelov, Sandelzar, Zais, Basse, Udevenses. Anga Hapara in Ankamanken, Borai Sor, Parakaleru Perman, Drubis, Kumijagi, Ais Metz, Hatsarik, Badinoi, Mă duc să leu. Ai sub ea mă mapă dracă. Ai sub isi fața e ca te sub ea mă activ. Iscades, ai sub asecă. Mența mă team. Galerie în sen. Dar să team, dar e fis alea cina în cărbat de ren. E băgarit morsoveci. Na hajar tarani yero tasarani manuk ıspısveri yigarta hayrvandes parosyani varkı mıhitara pavar sepastati ay medir mantun vor zinazır imtını tavayres hiç mabel yana ver sepastya yegor imtiya bakutuna gimnazır ay mentale bulmeç ur gazeteri mai mandutiunas. Ai sor, ara ce înveță cărmanle, orate de la Vardin de Hasni, Mekhitar of Sebaste, sârpata sunan, part, e plajana ghiului în mărat, ur, amărodit de iar dar gemele, ai sor, e sor, e peci. Tine gărim peci, surpere, Anuncror, e bine că el îmi fie pe Pentru mine mea ca tine. Mere crâncea lumea lui, mere haina la tine. Mere nu vorbim cu mine așa. Vorbesi, anuncule, oi la gare, na astăna plâi, te oră la tine, vor arja mie mea ca tine. Ormă, cu zei, barche la drept și care și-a normă, Pamagam to no tam mani. Ažna. Kjera zas ažna vrasma. Bet čika. Kjera bet rasa. Vesiva, kje si hana bet čika rasi? Ne si hana bet čika rasi. Žovur ti na bar bet čika. Vor vesi ne žovur to ti na, te inč bi si ažna bet čika. Je v saveri, sotne u barakari, ono vedeme bet kolik. Počte mi am meni, Mekhitar am nerasi. Voci te hai jolurt în ea. Ai martuțiuna în sara petului. Deci nu nu, te ome măritaj. Ome ai martă. Urmă marș, metru măritaria la mine chiar în ser, se pasă ca ceapte zvaniață. Ome ai zvaniață. Inciumeze, inciunaze. Mișta de liga amăzrin, vor măritar, voci mi ai Şarpeţi, chiar azi am să rămâneţi aici. Panerişe, tev, sub, pe numărea el, aici fost că îi vinis în faza împărânturii, ai bătutian, își amintim, am venit la tep care nu urma, chiar s-a bătut pe de fost că, ori ori nu s-a gândit. Mina ta ce vă trebuie, voi de ce mă v-ați agrit, ai zis sau, Mekhitar sa, mași tot să zic mei tuturiet. Mei hai din agarul tiamec, am mei bani în șarere. Mași tot să zic mei tuturiet. A venit care în ce, în care în curs, care în ce era. Ait, Mekhitar la el, ama Cristo le agarul și-a părășit. În tamul din Cristo. Vieză la agarul din Erețor, am mei agarul tăi în care mei. Gândi
ex-knyazi, ex-knyazi, pashnatri, vech, Mekhitar, kakaleus, shnorani, etkere, ay, ekumenagad asfatsafarutyan etkerov, zordagami doktanur kuisovetin anasarak, nuy chapo, amestata migadzerte, ter chekhara tsutsats, ter chekhara tsevats, ter chekhara tsevats. Ter shatjan pagaha, kalevik, hastel amar, ay, amakristunagam yutya, gam hamam yutya, gam ekumenagam yutya shadar divar sastunayin malerov, ich beslay, gizmanar, nefse shunari, yev ich beslay, jaran kazer, Mekhitar sakasar. Անոր ամարևոր շատ մեծորունայացիկա։ Եվ իսկ ավես ունիշ պան չեմ կնարսել, այդ եթե պայ հոնությանել ասուծով, որ մեզ այսօրվան ասուծ ես կյանքիս մերջանուսի մեջ է, բայց ունի կոտ եվ ասապտելու Սսելովնայեր ես ավոմիս, իրի մարդորենց է կոտիտարեր եմ ու պարով եմ շանրագեր, որ ամդրում հասկնալի հումա, բնական ապար, այլ ուդածումներ, այլ բյուսներ, որ այսեր գհամագեն, Carissimi confratelli tutti, continuo in italiano, stavo esprimendo la grazia particolare di questo giorno, che è un grande giorno, non solo per la casa di Mekhitar, per la congregazione mekhitarista, ma è un grande giorno per gli armeni in genere, per la Chiesa armena. Credo in tutte le sue possibili denominazioni, ma e direi soprattutto per la Chiesa intera. Perché Mekhitar è una figura del tutto singolare nella storia della cristianità. Come è stato singolarissimo San Gregorio di Narek, proclamato da Papa Francesco, dottore della Chiesa universale, è già riconosciuto come tale ampiamente nella Chiesa armena, come le San Sessionali, il grande teologo, il grande dottore dell'ecumenicità, la cui dottrina e le missioni ecumeniche non sono ancora eguagliate, per quanto io possa saperne, da nessun teologo vivente o passato. È un gigante in questo senso e Mekhitar ne è stato il legittimo erede e per questo anche spesso contrastato, perché non sempre tutti o la maggioranza erano capaci di vedere, di capire la gemma, la perla che stava nascosta sotto quella terra. Però io non vorrei ovviamente prolungare, intanto abbiamo anche una seduta questo pomeriggio, però vorrei esprimere alcuni sensi di profonda gratitudine, di ringraziamento, anzitutto al Padre Eterno, datore di ogni dono nuovo, alla Santissima Trinità, alla Beata Vergine Maria, la cui natività stiamo manifestando, e non è questo un caso fortuito che questo 8 settembre è stata sempre una data fatidica negli anni della congregazione mekhitarista. Si fonda a Costantinopoli, la Costantinopoli dei sultani, una delle capitali del mondo, e poi dopo alcuni anni viene trasferita a Modone, sempre l'8 settembre, poi Mekhitar viene in questa terra benedetta a Venezia, sempre l'8 settembre, e fa l'ingresso solenne in questo monastero l'8 settembre, e più ancora, il decreto imperiale, che risparmia questo monastero
dalla confisca al valore di sette. E il miracolo della Vergine che accompagna sempre, e sono sicuro che continuerà ad accompagnare. Ne abbiamo avuto anche ultimamente, anche sotto il mio povero mandato di delegato pontificio prima di Sua Eccellenza, ho toccato, posso dire, con le mani questa assistenza, questa protezione della Santa Vergine. Perciò il mio ringraziamento filiale alla Beata Vergine Maria, madre di tutti noi, ma il mio pensiero anche e soprattutto immediatamente a Santo Padre Francesco. Quando mi concesse il grande onore, si degnò di ricevere in udienza privata il 12 novembre del 20, gli ho detto così: Santo Padre, lei ha proclamato dottore della Chiesa Universale Gregorio di Nacchi. Io prego e auspico di cuore che sia lei pure ad innalzare Mekhitar agli onori di altà. Lui si è accontentato di sorridere, il suo dolce sorriso. Un ringraziamento particolare anche al dicastero delle Chiese Orientali, in particolare a Sua Eminenza il Cardinal Sagri, ho menzionato anche dal delegato pontificio, perché l'attenzione, la cura verso questa congregazione è costante e certamente non è un compito facile. E prego e invito ad unirvi tutti in preghiera con me, perché tutti siamo, ognuno secondo il proprio livello e dignità sacramentale, concelebranti della Divina Liturgia. E quindi vi prego di unirvi in preghiera per questa intenzione particolare, perché l'assistenza della provvidenza, l'occhio della provvidenza non venga mai in meno da questa casa benedetta di Mekhitar. E poi ovviamente un ringraziamento particolare a Sua Eccellenza il delegato pontificio, che ha preso con molta competenza attenzione, e soprattutto quello che penso sia la cosa più importante, con molta empatia. Questo termine empatia, bellissimo termine, e che non è facile capirsi, con molta empatia, anche lei Eccellenza, e nelle mie povere intenzioni particolari ogni giorno, come nella tutta la comunità qui radunata dei padri. E un ringraziamento particolare anche a tutti quanti si sono prodigati in questa fase diocesana del processo per portare a termine, per arrivare a questo giorno, e mi si permetta di nominare come persona simbolica, perché ha lavorato insieme a tutti, la postulatrice della causa, la signora Valentina Caracalli. Gli sforzi uniti, e devo dire, per concludere, ne parlerò anche un po' più dettagliatamente, anche uno dei monaci qui presenti, che non dirò più tardi, il quale, appena che aveva espresso il mio intento di promuovere decisamente, non con le parole, bisogna fare le cose serie con decisione, altrimenti non si combina nulla. Che quindi possono dire despota, eccetera, eccetera, non importa. Se sei convinto, devi portare avanti l'idea. E il Signore, perché l'indomani stesso un monaco mi porta una busta pesante, e poi si svelerà anche la quantità di soldi che questo monaco aveva raccolto per la causa di beatificare di Mekhitar. Era per me il primo segno, il primo miracolo del servo di Dio Mekhitar. E ho detto: Dio ha benedetto questo lavoro, bisogna credere. Ancora alcuni giorni fa, perché spesso tutti noi abbiamo momenti di prova, parlando con un sacerdote, con un presbitero molto devoto, molto pio,
fondamentale che anzitutto ponga a me stesso oggi, e quindi la preghiera essenziale che vorrei innalzare insieme a noi tutti, Signore, aumentaci la fede. Così sia. Thank you.
Thank you.
Oh,
Oh.
Thank you.
Thank you.
Così piena
scriverà Tatianian, la gratitudine per i beni e i vantaggi derivanti al nostro popolo dalla mente e del cuore del servo di Dio. Il tempo degli uomini non è il tempo di Dio, ma il tempo di Dio diviene il tempo degli uomini attraverso i santi. Il cammino verso la santità può incontrare gli ostacoli delle difficoltà. Ebbene, guardando le città, appare chiaro che ciò che rende possibile insistere lungo questo percorso è la vitalità del messaggio e l'imitazione dello stesso. Certo che la preghiera sia la forza del credente, mi unisco infine ai miei vescovi, ai miei confratelli e a tutta la comunità dei fedeli del mondo per pregare a vantaggio di queste anime errette. Unite, unito in Cristo, Raffaele Pedros, XI Minassiano, Patriarca a Domenico di Giudizia. Yes.